Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di un sacco di novità interessantissime riguardanti ovviamente questi ultimi giorni di Fortnite. Continuano ragazzi, pom pom pom, ad uscire come funghi le news che ci fanno un po' capire anche quello che ci dovremmo aspettare, ma che comunque ci tengono sempre in super super hype per la season numero 7. Oggi ragazzi parleremo ovviamente del nuovissimo spray che è stato reso gratuitamente disponibile da Epic Games in un modo un po' particolare. Però parleremo ovviamente di alcune cose relative agli utenti di Nintendo Switch che hanno la possibilità di vedere cose che noi utenti di PC o console che non sia Nintendo non possiamo fare. E chiuderemo ragazzi ovviamente con un metodo incredibile per poter arrivare direttamente all'iceberg. Lo potete fare ovviamente anche voi, così potete guardare con calma tutto quello che c'è laggiù in fondo all'orizzonte. Quindi ragazzi, mi raccomando, prima di cominciare con il video, di mettere un bel pollicione in su, non dimenticatevelo, lasciate ovviamente un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news e i leaks di Fortnite. Ma ragazzi, la domanda, lo sapete che la domanda la voglio che mi commentate qua sotto, lasciamo perdere l'italiano, ed è semplicissima: avete shoppato la nuova falena Commando? Ditemi un po', a me è stata regalata, prot. Fatemi sapere ragazzi se l'avete presa e se vi piace. Ovviamente. Quindi ragazzi, partiamo subito e parliamo del nuovissimo fighissimo spray che è quello che state vedendo alle mie spalle, ragazzi. Come vedete non è altro che la palla da discoteca con la cresta da panchettone e gli occhiali da truzzetto, ragazzi. Allora, questo spray purtroppo per noi ragazzi è gratis, ma è disponibile dal 2 dicembre solo nella catena di supermercati Walmart. Ai 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 ai, questi supermercati Walmart ragazzi sono dei supermercati americani. E cosa succede? Praticamente andando nel supermercato Walmart troverete un vero battle bus della battaglia. Uè, magari uno di voi che mi sta guardando è in America, lo faccia, lo faccia. Troverete un vero battle bus della battaglia e ci sarà ovviamente un hostess che vi darà, ragazzi, un tagliandino come quello che state vedendo qui alle mie spalle, dove c'è il codice da inserire nella pagina fortnite.com/redeem, come state vedendo ovviamente, e automaticamente vi verrà assegnato lo spray nel vostro inventario. Vi do comunque una dritta, ragazzi: aspettate un paio di giorni, 2 o 3 giorni, e sono convinto che se proprio proprio vi piace lo spray potrete trovarlo su eBay. Non penso costerà moltissimo, quindi se lo volete aggiungere al vostro armadietto, cercatelo su eBay, guardate se c'è un venditore che abbia un bel po' di feedback positivi, in modo che siate sicuri che vi invii il codice via mail e che quindi possiate poi riscuotere anche per voi lo spray. Ma ragazzi, andiamo avanti e parliamo anche di una novità che è arrivata da ieri, se non ricordo male. Da adesso, ragazzi, la modalità esplosivi ad alto potenziale è disponibile anche, anzi, solo in modalità a squadre. Quindi è stato divertente giocarci in singolo, ma adesso parte la vera e propria ignoranza. Quindi, ragazzi, ricordatevi anche questo: non vi segna le vittorie, ovviamente, credo che le statistiche non ve le segni, vi dà solamente dei punti esperienza. Ragazzi, mi tengo, perché ragazzi è stata scoperta una cosa incredibile che non sappiamo bene cosa voglia dire per quello che riguarda la nostra season di Fortnite. Guardate ragazzi, questo è il nuovo fucile a pompa, quello che sappiamo essere uscito con l'update 6.31 giovedì scorso.
ragazzi, guardate bene là in alto, vedete che sul dorso, sulla parte laterale del fucile c'è scritto SMRT YNG LDY 110693. Allora, è una frase, vuol dire Smart Young Lady, e la data è ovviamente una data 11 giugno 1993. Sapete che cos'è, ragazzi? Immagino che solo i fanatici lo sappiano. Ragazzi, quella è la data di uscita ufficiale mondiale di Jurassic Park. Come si dice, il primo Jurassic Park, e la frase è una frase che viene detta anche nel film per indicare uno dei personaggi femminili, la young lady, la piccola donna giovane, in poche parole. Quindi, ragazzi, è incredibile, e non è ovviamente un caso che ci sia una data e una frase sul lato del fucile a pompa che indichi proprio la data di uscita di Jurassic Park. Tra l'altro, guardate un po', questa è l'immagine che conosciamo tutti di Fortnite, e se guardiamo sotto c'è la stessa identica immagine, però tratta dalle locandine di Jurassic Park. Quindi quasi certamente dovremo aspettarci qualcosa relativo ai dinosauri a Jurassic Park, o è solo un cameo per omaggiare questo film colossale mondiale. Non lo so, ragazzi, non lo so, ma ve lo volevo dire per poi magari approfondirlo più avanti. Ma ragazzi, parliamo della cosa più interessante, la cosa era già interessantissima, ma di un'altra cosa interessantissima, ragazzi, che è la possibilità, come vi stavo anticipando, di arrivare alla mappa, alla parte della tempesta. Come vedete, siamo atterrati, ragazzi, nella parte dietro al laboratorio della latrina, siamo su parco giochi. Dobbiamo costruire, come state vedendo, ragazzi, una rampa abbastanza alta in modo da arrivare a filo con l'acqua, ragazzi. E una volta che siamo arrivati al limite dell'acqua, abbiamo fatto una piattaforma e raddoppiato la rampa, dobbiamo completamente riempirla di piattaforme di ghiaccio, ragazzi. Le possiamo prendere tranquillamente a parco giochi nella parte alta dove ci sono i distributori. Guardate, ragazzi, adesso bisogna essere molto veloci, perché per fare il glitch bisogna scendere nella prima, cominciare a scendere la discesa, aspettate un secondo, poi preparare subito il menu. Guardate, ragazzi, guardate, si scende, si prepara il menu, pronti a cliccare su esci non appena stiamo per toccare l'acqua. Ok, usciamo, riandiamo a vedere il replay, ragazzi. Dovete cliccare su esci nel momento in cui state per toccare l'acqua. Siamo nella modalità replay e guardate, voi lasciate andare il replay e lui rimane sull'acqua e noi possiamo camminare di prepotenza. Ah! Fino, mettete velocità 4x fino ad arrivare praticamente al limite, dove poi, modificando il drone, mettendo quello libero, potrete vedere questa meraviglia, ragazzi, di quello che c'è nella tempesta. Lo potete fare tutti, ovviamente, potete allungare lo zoom, potete utilizzare tutti i filtri che preferite. Guardate, ragazzi, guardate, guardate che roba, ragazzi, incredibile, incredibile. Ci sono veramente delle cose stranascoste. Questo è palesemente un iceberg, come vedete ci sono i pezzi di ghiaccio che avevamo già visto qualche settimana fa nei codici sorgenti. Quindi ghiaccio e iceberg che, secondo me, ragazzi, secondo me potrebbero formare una parte di mappa ancora calpestabile. Potrebbe essere, anche perché non ha molto senso che l'iceberg rimanga lì e si sbricioli. Come vedete, ragazzi, è assolutamente meravigliosa questa cosa, e che dire, non ci aspettiamo altro, ragazzi, che un sacco di figate relative ovviamente alla nuova season 7. Ragazzi, l'hype è veramente tanto. Come vedete, anche i pezzi di ghiaccio si muovono, c'è veramente un sacco di roba fighissima, e quindi insieme a voi, ragazzi, questa settimana che arriva giocheremo e vivremo a pieno, come abbiamo fatto le 3 stagioni precedenti, il nuovo arrivo della season 7 di Fortnite. Beh, ragazzi, io per il momento vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, non vi dimenticate un bel pollicione in su, una bella iscrizione al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo presto, ciao!